Buonasera, signor Brusca. Buonasera. Volevo partire da Mancino. E, al momento in cui Salvatore Riina le fa il nome, anzi il cognome di Mancino, lei ricorda se Mancino era già ministro oppure no? No, sinceramente non mi ricordo. Lei ebbe notizia, ricorda se ebbe a un certo punto cognizione del fatto che Mancino era diventato ministro? Sì, perché non mi ricordo quando fu preciso, perché prima che venisse arrestato a Torino lui andò in trasmissione televisiva, mi ricordo da Costanza, che diceva che era lotta alla mafia. Non ricordo, vorrei sbagliare, che da lì a poco avrebbe arrestato Torrina. Comunque ci sarebbero state delle risposte importanti, non mi ricordo le parole, però mi ricordo la partecipazione a Maurizio Costanzo da ministro. Sì, quindi dice lei l'ha saputo sicuramente prima dell'arresto di Riina, è questo il senso? Sì, ha voglia, l'ho saputo quando, non vorrei sbagliare, però quando fu delle finestre che dovevo mettere finestre blindate, credo forse o con prima della restituzione. Comunque, punto di riferimento mi ricordo la trasmissione televisiva da Costanzo. Poi c'è qualche altro elemento, questo non mi ricordo. E seppe di che ministero? Ministro degli Interni. Lei seppe di una conferenza alla quale partecipò l'onorevole Mancino a Palermo nel dicembre 92, nella quale preannunciò l'arresto di Riina? No, questo non me lo ricordo. Io mi ricordo quella da Maurizio Costanzo, però non mi ricordo quella a Palermo. Volevo un chiarimento su alcune parole che lei ha usato prima, perché lei prima ha riferito il discorso del papello, diciamo, inviato da Riina, poi ha parlato di risposta negativa, poi a un certo punto ha utilizzato, a proposito di Mancino, la parola mittente. Voglio chiederle, è possibile che lei intendesse che era Mancino il mittente della risposta negativa? No, ha detto la richiesta, quello che doveva decidere o accettare o non accettare, questo non l'ho specificato mai, era Mancino. Ora, Mancino perché ha detto di no, Mancino perché non, questo non lo so dire, però quel papello era arrivato a Mancino e c'era bisogno di... c'era l'ostacolo da superare perché la risposta era negativa, quindi come ho detto poco fa non so se perché era d'accordo, perché non gli aveva detto che sono tante, questo non lo so dire. Ma dalle parole di Riina lei capì che la come dire, opposizione, contrarietà a tutte quelle numerose richieste coinvolgeva anche Mancino? Sì. Ripeto, era insoddisfacente che il punto finale era Mancino. Lei poco fa ha fatto a un certo punto, poco prima della citazione dell'omicidio Lima, aveva anche citato un cognome, Scopelliti. Sì. È solo che poi il discorso si è interrotto ed si è passato ad altro. Se può riferire cosa stava dicendo lei di Scopelliti, perché lei ha fatto solo il cognome e poi si è cambiato discorso. Pur non sapendo nulla nel dettaglio, perché è una cosa che suppongo si era sbrigata Riina, ma era il pubblico ministero era Macchessiuno. Ripeto, non ho nessun elemento, però siccome conosco Riina, aveva tutti i mezzi e tutte le possibilità e quello fu il primo segnale. Sì, era il pubblico ministero nel Maxi 1 dove? Maxi 1, era in Cassazione. Sì, volevo questa precisazione senza suggerirla. E quando dice Riina poteva fare qualunque cosa, a proposito di Scopelliti, cosa intende?
che era il pubblico ministero che teneva l'accusa, secondo me qualcuno l'avrà avvicinato, non si è messo a disposizione, il risultato è questo, con un suo fare suo. Sì, il problema è che lei, seppure ho capito che lo dà per scontato, ma non ha detto qual è il risultato. Il risultato è stato negativo, cioè peggiorava sempre le cose. Ma è da questo è conseguito qualcosa a Scopelliti? Non ho capito la domanda. Da questo risultato dice lei che non si è ottenuto nulla. È successo qualcosa a Scopelliti? È stato ucciso. Eh sì, siccome non l'aveva detto questo. Vabbè, la davo per scontato. Lo so, però. No, chiedo scusa. Mi scusi lei per la petulanza. Ora io vorrei chiederle una cosa della quale già abbiamo parlato in incidente probatorio, quindi solo delle precisazioni. Lei ha riferito abbondantemente delle indicazioni che vi diede a un certo punto Riina di cercare qualunque strada per aggiustare il maxi processo in Cassazione, anzi per aggiustare il maxi processo, e la cosa riguardò anche la Cassazione. Quello che le voglio chiedere è questo: rispetto all'uccisione di Scopelliti, lei ricorda se quelle sollecitazioni a cercare tutte le strade possibili fossero state date prima o dopo? No, molto prima, cioè quando Riina cominciò a capire, sta cominciando dalla prima fonte, la prima. I salvo non si mettevano a disposizione, o meglio l'onorevole Lima non riusciva a farci ottenere quello che voleva, lui aveva altre strade compreso quelle che ognuno di noi gli portava, e io gli portai anche la mia, che ne avevo trovate altre di natura merceologica, sì, di corruttiva, diciamo. Sì. Ora, a questo proposito, già si è parlato in incidente probatorio, io personalmente le ho fatto delle domande, però ho la necessità di chiederle alcune delucidazioni alla luce di successive emergenze. Parto in generale, in modo da non suggerire, lei ha mai sentito parlare dell'avvocato Franz Russo? A voglia, ne ho parlato. Sì, sì, lo so, però sì, è per non suggerire io. No, Franz Maria Russo, sì. Un avvocato romano? Sì. Romano, lavorava a Roma, per il governo, non lo so. Esatto. Esercitava su Roma. Esatto. Ora, lei dice, lei ha detto in incidente probatorio di essersi incontrato con l'avvocato Russo. Io le voglio chiedere questo, lei è sicuro che poi l'avvocato Russo non vi accompagnò da altro avvocato? Come non mi accompagnò da altri avvocati, in particolar modo uno, per fargli fare la nomina a Ignazio Giovan Battista Pollarà. Ecco, e lei si ricorda il nome di questo altro avvocato? Comincia con la S, però in questo momento non mi ricordo, però c'è la nomina, uno dei due si può... E la nomina riguarda il giudizio di Cassazione del maxi processo? Sì, sempre in Cassazione, sempre in Cassazione, però la nomina, attenzione, io conoscevo lui, a questo avvocato non lo conoscevo io. Sì, ho capito. Sì. È Franz Russo che vi porta a quest'altro, sì, avvocato? Io le chiedo, lei ha mai sentito parlare di un avvocato Gaetano Scamarcio? Se può essere, il 99% è lui, sì. Cioè sarebbe l'avvocato presso il quale vi ha portato Russo? Precisamente. Ora, io le chiedo questo, lei a Russo attraverso quale persona era arrivato? Tramite Pippo Collotta, una persona di Barcellona. Sì. E lei, a proposito di Gullotti e di Barcellona, ha mai sentito parlare di Rosario Pio Cattafi? No. Lei sa come Gullotti era arrivato a Russo? No, so che erano amici, l'ho visto che avevano una buona amicizia, però come ci sono arrivato non lo so. Senti, in incidente probatorio lei ha parlato, così come oggi in realtà, di Rampulla. Volevo chiederle questo, lei disse in quell'occasione, ma l'aveva già detto anche in altre,
che il giorno in cui poi fu realizzata la strage di Capaci, Rampulla non poté intervenire per un impegno. Conferma questa dichiarazione? Sì. Allora, perché era lui quello che doveva azionare il telecomando, l'ho azionato io. Ecco, io le voglio chiedere questo, rispetto alla strage di Capaci avevate effettuato, come dire, delle prove per realizzare l'attentato in quel modo, che immagino sia stato particolarmente difficile? Sì, le abbiamo fatte sia sull'effetto dell'esplosivo, sì, sia sulla velocità, sia, e l'abbiamo fatto sia nell'autostrada, sia al robotone, c'è un pezzo di rettilinea per in qualche modo conografare la velocità e l'anticipo, il posticipo del posizionamento della ricevente con la trasmittente. Sì, e in quell'occasione quindi utilizzaste i telecomandi, non so, visto che sono più occasioni, cioè utilizzaste il sistema di radiocomando? Sì. E simulaste delle esplosioni? Sì. Cioè, o meglio, realizzaste delle esplosioni che simulassero l'attentato? Sì. E vorrei chiederle, in quelle occasioni, di quelle prove, chi deteneva in mano il telecomando, lei o Pietro Rampulla? Ma il 99%, siccome ne abbiamo fatte due, una con un piccolo barattolo con solo il detonatore per vedere se funzionava la trasmittente. Quindi solo per verificare la linea? Perfetto. Di... Sì. Poi ne abbiamo fatto uno proprio scavando nel terreno, in qualche modo similando la posizione di Capaci, mettendo due tubi, riempiendolo di cemento armato per vedere l'efficacia. E gli abbiamo messo, se non ricordo male, 5 kg di esplosivo. Se non ricordo male, fu Rampulla, azione al telecomando. Che era quelli che i gesti che dopo per radio telecomandate con le levette. Sì. Ora un chiarimento, lei dice impiegaste 5 kg di esplosivo per vedere sostanzialmente la dimensione dell'esplosione, questo è il senso? Gli effetti, sì sì. Gli effetti, ecco, ma provaste anche la difficoltà in relazione alla necessità di colpire un oggetto in particolare corsa? No, la difficoltà era che ho studiato personalmente io, era l'anticipo e posticipo di centrare il bersaglio quando è messo in movimento. E questa prova voi la faceste con un ostacolo, con un oggetto da colpire in corsa? Sì, l'abbiamo fatto con a drabottone, prima di portare l'esplosivo a Capaci, e lo stesso giorno l'indomani quando portammo l'esplosivo a Capaci, credo lo stesso giorno. E in questa occasione siccome prego. C'è Raffaele Ganci che conosceva le abitudini, che già avevano loro preparato altri luoghi, ci ha detto che la velocità massima che è frequentata che conducevano le tre macchine, il corteo di macchine, erano 120-130 km all'ora, quindi ci dovevamo organizzare, dovevamo trovare, studiare e centrare il momento opportuno. Quindi voi faceste la prova con un oggetto che viaggiava a... Con una macchina. Con una macchina? Sì. E con la macchina, con dei flash tipo quelle delle macchine fotografiche antiche, con i flashetti quelli che si mettevano sopra a quattro lati, tipo cubo. Non ho capito. I flashetti quelli piccolini che si mettevano sulle macchine fotografiche. Sì. Qua che era tipo i cubi, no? Quattro, sì. Lati, si girava e ogni volta scattava un flash. Sì. Con questi qua. Cioè, invece dell'esplosivo c'era questo flash che faceva da... Per vedere se il tempo era giusto. Ho capito. Ecco, e in questa specifica occasione fu Rampulla a manovrare il telecomando? Sino a quel momento non scusa averlo operato io, principalmente era lui quello che... Però io sembrava accanto a lui, cioè quello che più di tutti azionava il telecomando, sì.
Nessuno ebbe a criticare Rampulla per questa sua improvvisa assenza il 23 maggio? Assolutamente no, perché avevamo fatto già delle due appostazioni, andata a vuoto, non c'era la certezza, lui era in difficoltà, addirittura voleva, perché era un fattore, non so che cosa, ma era un fattore di famiglia abbastanza grave, no, gli ho detto guarda, non c'è problema, quale non esisteva. Non si ricorda che tipo di fatto di famiglia? Non, credo fosse la moglie che dovevano ricoverarla, allora credo di averlo fatto detto il motivo, però comunque era un fatto grave di famiglia, ripeto, non mi ricordo di dettaglio. Però non nessuno critica Rampulla per questo fatto, tant'è vero che poi l'abbiamo invitato, al festeggiamento. Al festeggiamento, diciamo. Sì. Volevo un chiarimento a proposito della vicenda relativa al proiettile lasciato da Mazzei al giardino di Boboli di Firenze. Lei la storia l'ha già raccontata in incidente probatorio. Volevo chiederle questo, cioè al momento in cui non coglieste reazioni dagli organi di informazione, vi deste una spiegazione dei motivi per cui gli organi di informazione non avevano commentato il posizionamento di quel proiettile, nonostante ci fosse stata quella telefonata fatta da Mazzei? Sorpresa, nel senso che l'hanno sottovalutato, non le hanno dato importanza, o peggio ancora che Mazzei non si è saputo spiegare. Perché Mazzei è difficile capirlo già normalmente, figuriamoci per una telefonata in questo contesto. Questa spiegazione che fu oggetto di una conversazione fra lei e qualcuno? Sì, lì per lì, nel senso che ci attendevamo in base a quello che ci diceva lui di questa iniziativa, di questa sorpresa, ma delusione nel senso che non spuntò nulla, però la cosa finì lì. Lì nel senso che poi Bagarella informò anche suo cognato, perché c'era pure Bagarella presente. Non vi venne il sospetto che invece volontariamente l'argomento fosse stato nascosto dagli organi di informazione? Non lo escludo, questo sinceramente non lo so dire. In questa conversazione è possibile che si parlò di servizi segreti? Da parte nostra no. Da parte vostra, sì, commentando il motivo per cui non era stata raccolta, diciamo, quella telefonata. Ma avvocato, io non mi ricordo da parte nostra, cioè nel senso che potessi magari avevamo individuato i servizi segreti, ma non da parte nostra. Non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo, però se mi può contestare, aver detto qualche cosa del genere. Le dovrei contestare una deposizione che però è agli atti del processo per la strage di Capaci e io non sono certo che sia agli atti di questo processo. Infatti, se non certo che sia nel fascicolo del pubblico ministero, non può essere contestata. Eventualmente, se ne acquisisce la certezza, è possibile su questo punto singolo domani mattina recuperare un'eventuale contestazione. Senta, ma è possibile che prima dell'azione compiuta da Santo Mazzei a Firenze lei con Santo Mazzei avesse parlato della necessità di realizzare qualche attività diciamo che rientrasse in quella strategia?
Ho detto poco fa che si parlava di attuare un'altra strategia. Quello che ho detto era che Mazzei sapeva del tavolo che ci aveva messo in mente a Berlino. Quello che è sorpresa è che l'ultima volta che ci siamo divisi non ci era stato dato nessun incarico di fare un'azione del genere. Quando torna lui ci fa questa sorpresa, quindi siamo sorpresi per l'azione, ma non del motivo. Ma non è possibile invece che lei avesse dato incarico a Mazzei? Guardi, sarà che mi ha detto una cosa del genere, sicuramente mi ha sbagliato, io non ho mai dato incarico a Mazzei di fare una cosa del genere. In relazione all'azione di Mazzei, l'azione di Mazzei aveva diretta connessione con il 41 bis? Era non per quanto non visto, forse mi chiedo scusa, forse in quel momento questa azione serviva per fermare i maltrattamenti, poi successivamente poteva venire anche il seguito, ma il momento era i maltrattamenti. L'unica cosa in quel momento, io mi ricordo come fosse ora, l'esigenza era fermare i maltrattamenti in carcere. Si parlava di maltrattamenti in qualche carcere specifico o in generale? Pianosa la Sinale, in base ai familiari, quello si chiedevano dai familiari, quindi uno doveva in qualche modo reagire per far cessare questo tipo di trattamento. A lei è capitato di parlare di questi, chiamiamoli maltrattamenti, con Nicola di Trapani? Sì. Con Nicola di Trapani... parlaste mai di Scarantino? Non lo escludo, può essere sì. Ho necessità di chiedere un chiarimento, cioè perché ritiene possibile che abbia parlato con Nicola di Trapani di Scarantino? Perché c'è stato un momento che Nicola di Trapani rappresentava i familiari di Madonia, aveva un buonissimo rapporto, una persona di fiducia, abbiamo parlato di tutto e di più, abbiamo commesso omicidi e quindi può darsi che magari abbiamo parlato anche del caso Scarantino. Non era il primo arrivato, c'era una persona con cui io stimavo e avevo un buon rapporto. No, questo era chiaro, intendo dire, Nicola di Trapani aveva notizie su Scarantino? Ma credo che l'avesse un po' come me, io l'avevo un po' più, avevo più i particolari di Biondino, forse ne aveva altri, però il convincimento nell'ambito di Cosa Nostra sapevamo tutti che era un bugiardo, che c'era qualcosa che non funzionava. E di maltrattamenti ai danni di Scarantino parlaste in Cosa Nostra? E credo pure di sì, mi ricordo che si parlava di Scarantino che lo volevano buttare dall'elicottero, una cosa del genere, sì ecco, una cosa del genere, che la polizia lo prendeva, lo minacciava. C'era qualche cosa del genere, ora non mi ricordo più nei dettagli. Questa parte di conversazione nella quale lei si riferisce a Scarantino è una conversazione che lei ha avuto con chi? Ma con Nicola di Trapani, in quel momento era Nicola di Trapani la persona più fidata in quel momento e più vicina a me. Tant'è vero che ho saputo che è stato quello che mi ha salvato la vita, perché si è messo a denaro, mi volevo uccidere perché l'avevo criticato. Che addirittura avevo mandato a chiamare, ha mandato l'ordine a Nino Madonia, e Nino Madonia gli ha detto di no. Siamo nel 94, 51 bis, quindi vediamo se arrivano le notizie in carcere. Me l'ha detto lui, se non è collaboratore, Nicola di Trapani, durante un'udienza mi ha detto, dice, ti ho salvato la vita. E gli ho detto grazie. Ed era la persona a me più vicina, i rapporti con i Madonia, e quindi parlavamo di tutto e di più. Mi chiedo scusa, addirittura si è pure progettato di sequestrare il figlio di Pietro Grasso, questo però in funzione di fare tornare a quelle persone a trattare, che il territorio era nel territorio di Resultano dei Mangano, quindi nei guardi di Trapani ne parliamo, più in là poi avremmo agito anche su questo campo. Lei ha mai saputo se Scarantino fu detenuto a Pianosa?
Sì, sapevo che era scandito a Pianosa e da questo punto, perché mi ha detto di Nicola Zappano altri, comunque sapevo che lo prendevano, lo volevano buttare all'elicottero, c'erano quindi maltrattamenti forti, però non è che è solo per lui, forse è un po' particolare. Ah, quindi quella conversazione relativa ai maltrattamenti di Scarantino era riferita alla detenzione di Scarantino a Pianosa? C'era lui, ma tanti altri. E anche altri? Sì. Lei poco fa ha fatto riferimento ai soggetti che dietro contestazione del procuratore che avevano conoscenza della trattativa al tempo in cui ne ebbe conoscenza anche lei. Ha fatto, se non erro, questi nomi: Bagarella, Messina Denaro, Cinà e Biondino. Chiedo scusa, non ho capito la domanda iniziale. Sì. Sono che erano a conoscenza. Sì, sì, ok. Il procuratore le ha fatto una contestazione, lei ha confermato che queste persone erano a conoscenza della trattativa. Trattativa, di questo contratto... Sì. Va bene, ha ragione, le chiedo scusa. Della vicenda che lei ha raccontato col papello. Sì, ecco, esattamente. Ecco, benissimo. Le volevo chiedere questo, Bernardo Provenzano ne aveva notizia? Bernardo Provenzano? Ne aveva notizia? Notizie. Perché nella contestazione, nel verbale contestato, non c'era il riferimento a Provenzano. Allora, quando il linguaggio di Cosa Nostra, quando ci siamo incontrati io, Bagarella e lui, sì, si parlò di questo contatto. Provenzano a modo suo non ha risposto, però Bagarella ha confermato, perché sono stato io a dire c'è questo contatto, Bagarella ha confermato e Provenzano ha fatto con le spalle così, perché non lo possono vedere, ha fatto tipo non ci posso fare nulla. Si dato che il collaborante alza le spalle. Sì. In senso di io non posso fare nulla, quindi non condivido. Lei interpretò come una mancata condivisione? Sì, che era a conoscenza, Bagarella sì, non è che parlava così con il primo arrivato. E la cosa che le volevo chiedere è questa: in questa conversazione a tre, cioè fra lei, Bagarella e Provenzano, si parlò del nome di Mancino? No, in quella circostanza no. In quel momento era solo di continuare a essere gestagista da parte di Cosa Nostra. È un'occasione diversa rispetto al commento di Bagarella circa i lavori per la blindatura delle finestre della casa di Mancino? Ma siamo là, ora non mi ricordo con precisione, comunque siamo sempre in quelle vicinanze. Prima avviene questo fatto. Quale? Questo dell'incontro con Provenzano. Sì. E poi il fatto della messa a posto del commento verso il figlio di Ciancimino, però a breve distanza. No, io non chiedevo del commento sul figlio di Ciancimino, io chiedevo l'occasione in cui Bagarella commentò i lavori di blindatura. Io volevo sapere se è la stessa occasione o sono due occasioni diverse. No, sono tre occasioni diverse, cioè ogni volta è un'occasione diversa. Quindi c'è un'occasione in cui lei parla con Bagarella della blindatura dei vetri di Mancino, precisamente. Un'altra in cui parla con Bagarella alla presenza di Provenzano, cioè presente anche Provenzano, e una terza in cui parla con Bagarella del figlio di Ciancimino. Precisamente. E poi c'è anche la quarta, quando mandiamo il messaggio al governo Berlusconi che la sinistra sapeva, Bagarella era presente con me, quindi c'è più di un'occasione. Chi era presente con lei? Bagarella. Quando diamo l'incarico a Vittorio Magno di recarsi da Marcello Dell'Utri. Sì. L'incontro fra lei, Bagarella e Provenzano dove si tenne? A Belmonte Menzagno. In una cosa che già ho individuato, perché abbiamo fatto un sopralluogo con la DIA di Palermo, quindi non so come chiamarlo, ma l'abbiamo individuato, che allora serviva per la cattura di Provenzano. Abbiamo fatto un sopralluogo e quindi l'abbiamo individuato. Presidente, io ho terminato, grazie.